200.000 anni di evoluzione umana e siamo giunti a questo. Holy shit, dude! Ah! Holy shit, dude! Il pinnacolo della perfezione. L'essere ultimo. Il rage quittatore professionista. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 delle migliori e più divertenti rage quittate o anche deliri assortiti della storia internettiana, ritrovabili su YouTube in vecchi video divenuti virali dai protagonisti sconosciuti, ma entrati di fatto nella leggenda. Suoni demoniaci, schermi volanti e tastiere disintegrate in nome dell'umana follia, come solo un videogioco la sa causare. Perché rage quittare, signori, è una scienza. Lo puoi fare sembrando un totale disadattato completamente pazzo, oppure un comico involontario che entra per sempre nella storia. Alla numero 10, scene all'ordine del giorno in Rust. Come? Iniziamo con un gioco, Rust, e qui vedere una persona che corre in giro nuda, non capendo dove andare, esponendosi a una morte veloce e indolore, dispensata dalle mani misericordiose di chi la incontri, non è poi così raro. Sono i novellini. Ma lui, cavolo, lui l'ha proprio presa letteralmente, in uno slancio di perfetto GDR. Quando lo streamer Sugieun e i suoi amici iniziano a seguire il tipo, quello si mette a urlare come un disperato, fuggendo zig zag come una lepre in trappola, per poi, alla fine, quando loro decidono di avere pietà della sua povera anima, essere finito in questa in questa maniera. Ciao Yotobi, come va la vita? Non so se ricordate. E alla numero 9, uno spirito in egual misura competitivo e omicida. Ho come l'impressione che WoW non capiterà solo una volta in questa top. Comunque, qui siamo ai campionati Masters del 2008, se non erro, seguendo le imprese di Swarm e dell'SK Gaming. E Swarm, lui, è un vero cattivone. Inizia a dare ordini ai suoi compagni come se stessimo su un campo di battaglia reale, perché quei demoni alati per lui sono veri, ragazzi. Per lui sono vita. Right now! Si alza e se ne va perché i suoi compagni non sono all'altezza, ma oh, attenzione, ritorna. Era solo uno scherzetto, il classico mi alzo, faccio il fenomeno e poi torno, si siede e inizia a insultare il compagno più vicino, che giustamente direi, in un audio che non posso mandare, temo fa riferimento al suo stato mentale e anche a sua madre, ma non avrebbe mai dovuto, perché Swarm si arma dell'oggetto multiuso più micidiale in mano a un gamer, proprio lei, e minaccia di ucciderlo a tastierate. Fantastico. Questo è WoW. Questi sono gli esports. Cioè, no, in realtà, però magari fossero sempre così, sarebbe stupendo. E alla numero 8, dalla Russia, credo, con dolore. Una giornata come un'altra davanti a Counter-Strike. Il video è un classico e inizia alla solita maniera. Un fratello sghignazzante va a riprendere l'altro mentre gioca. Molti sono fake, ma questo è un duro, puro e vero. Difficile anche cercare di dare un contesto a ciò che stia succedendo, perché la lingua di ceppo slavo non aiuta la comprensione, ma credo si stia arrabbiando a giudicare come accarezza la scrivania col suo mouse. E il tutto subisce un'escalation così veloce che ha del leggendario. Le cuffie partono, la posa diventa di quelle feroci e come da copione si assalta il più debole, la nostra cara vecchia amica. Sentite il suono piacevole dei soldi che si disintegrano in piccole parti di plastica, ma non finisce qui. Stacco nero di fattura registica magistrale. Poi si riparte. Inquadratura di spalle alla Terence Malick, piano sequenza drammatico e poi l'ovvio richiamo al 2001 Odissea nello spazio. Perfetto, perfetto, questa sì che è arte. E alla numero 7, Counter-Strike miete altre vittime.
Ammetto che giocare a quell'estensione di un girone infernale di un gioco è un assalto alle coronarie come pochi ne puoi subire in vita tua. Qui raggiungiamo vette di qualunquismo così stupende da rimanere estasiati. Siamo in compagnia di Martin. That's not How the hell did that happen? Non sappiamo nulla di lui, solo che si chiama Martin e che vivrà in eterno in un video in 360p di fattura 1800esca, deliziando le nostre giornate. Qualche amico ha deciso di riprendere le sue rivedibili, parrebbe, abilità counter-strikeiane e lui non delude. Non passano 3 secondi, letteralmente di fila, senza che muoia. E in un automatismo alzi le mani al cielo, imprecando su come qualsiasi cosa gli accada. Sì, è impossibile! È impossibile, mica, è impossibile! Il manuale del classico gamer ingenuo. Stupirsi e urlare perché si muore a Counter-Strike. Vabbè, buongiorno, signor. Ha incominciato l'altro ieri, ma non potrebbe essere altrimenti. I suoi vocalizzi sono suinamente soavi. E alla numero 6, rage quittare con Sonic Adventure si può fare. All right, Froggy. Motherfucker, just cast the lure, you piece of garbage. Do it. Get it. Like it. Want it. Have it. Need it. Why? Ci sono occasioni in cui una rage quittata, è quasi dovuta, in cui devi mostrare alla tastiera chi comanda, e altre invece, ecco, in cui una sfuriata non è che sia la risposta ottimale, tipo in Sonic, per catturare la rana Froggy. Ci provano quelli di Game Grumps, un simpatico canale qui sul tubo, risultando in un quasi ricovero ospedaliero per attacco di cuore di Arin Hanson, uno di loro. I compagni di Arin non possono che stare lì ad ammirare il loro amico, mentre tende un amo da pesca interrogandosi sulle sue scelte di vita e urlando come una furia divina. Tanto che poi i fan del canale ne hanno creato pure una sequenza animata, la stessa Sega, considerate, sul canale ufficiale di Sonic, ha espresso il suo apprezzamento con questo commento. Che cosa succede al minuto 8:25? Scopriamolo insieme. Oh, grab it. Is that a hit? E alla numero 5, WoW colpisce ancora. Retard idiot! You f***ed up my clicking, you f***! You motherfucking idiot! Ecco, abbiamo appena riassunto World of Warcraft, direi. Benvenuti nel gioco con la community più amichevole, gentile e compassionevole del mondo. Oh, dopo quella di LOL, ovviamente. Stavolta siamo a seguire le azioni di questo gruppo di 40 persone, gestite da tale Dives, che troneggia su tutti con un avatar, direi, imponente e un tono da gerarca nazista, mentre dispensa ordini e strategie nella maniera più passivo-aggressiva possibile, prima di assaltare il dragone Onyxia. You better f***ing play so good you've never played that good before! Come una specie di boss di quarta lega di un cartone animato pessimo che insulta i suoi minion deficienti, Dives si esibisce in questo educatissimo sfoggio di frasi senza senso, costruite in un gergo che solo lui conosce, con gli altri giocatori un po' meno hardcore, parrebbe, che cercano di stargli dietro senza capirci una mazza e quindi si beccano tutte le sue sfuriate. È stupendo. The next idiot who goes and aggroes something he ain't supposed to! Sembra, che ne so, un incrocio tra 50 Cent e Theoden quando fa il discorso prima della carica su Minas Tirith. Non so se avete presente. Una favola. And if you f***ing complain about it, I'll f***ing kick you out of the guild! E alla numero 4, Step Mania e gli ovvi effetti collaterali. Ho sempre pensato che se non hai mai avuto problemi mentali, giocare a un gioco come questo è una buona soluzione per farseli venire. Il livello di compulsività al limite del disagiante necessario per stare dietro a una cosa simile va oltre la mia comprensione, ma a qualcuno ne fa una passione, quindi che gli vuoi dire? Come il nostro buon tizio sconosciuto, eroe di quella parte di YouTube che ben conosciamo ormai da quasi 10 anni. This has been my problem for since I got this monitor. Non si capisce bene a quale problema dello schermo faccia riferimento, ma la risposta si svela subito. Non ho mai saputo come giudicare quel cratere lunare sul muro, ma dubito l'abbia fatto per infilarci meglio lo schermo. Ma l'azione frenetica riprende subito, quindi si va avanti imperterriti. Certo, come fai a giocare a un gioco musicale con queste fottutissime casse? Via dalle palle! Get the f***
out of here. L'azione riprende un'altra volta. Il nostro uomo sembra in forma, in bilico tra perfezione e un delirio post-apocalittico. Quale delle due avrà... Ma certamente... Quel dannato schermo aveva dei problemi? E beh, adesso... Adesso ce li ha di sicuro dei problemi. Momento di calma. Il silenzio dopo la tragedia, la realizzazione e il mitico. Oh, I should probably f*** quit this game. Look, I f*** put my head through my wall. E alla numero 3, le prodezze dell'Hello Kid. Ti capisco, amico. Magari non è la via giusta questa, ma è Halo, che ci vuoi fare? A forza di stare dietro a Master Chief Online, ho fatto fuori più joystick che altri Spartan. Chiaramente è un gioco che causa una frustrazione interiore che ha dell'indicibile, ma il nostro buon Halo Kid, come è stato simpaticamente soprannominato nel 2006, ha tutto un suo modo di vedere le cose. Il video, che in effetti è un reperto dell'era digitale di una fattura inestimabile, altro che quei fottutissimi vasi Ming, lo invierei nello spazio con un altro Voyager, o dovrebbe essere mostrato, che ne so, nelle scuole tra 50 anni, con il titolo Un giorno nella vita di un ragazzo del 2000. L'Halo Kid ha il set completo. Insulti come se piovesse, una spolveratina di mani al cielo, urla disumane, ruggiti da guerriero sassone che sta per bruciare una chiesa sulle coste inglesi, e quei pugni, quei pugnettini poco convinti allo schermo, per sfregio così, sono fantastici. Questo video è il bello di internet. E alla numero 2, madre, come hai potuto? Ok, my mom just canceled my brother's World of Warcraft account and he is freaking out. Qualcuno ha provato a dire che questo video sia un fake. Non ci provate, non ci provate, è vero. Per me resta vero. L'inizio, da manuale, un classico. La mamma ha commesso il crimine più grave e dannazione se suo figlio non l'ha presa con... sportività. Lascerò l'audio dietro perché mi sembra giusto condividere tutto di questa perla rara. Lo spettacolo inizia con un'overture di urla suine in do maggiore, alternate a scossoni degni di una possessione demoniaca. L'azione si sposta poi dal letto alla porta, nella mitica sequenza in cui ta-ta, entra e poi riesce subito. Dopodiché Pazuzu esci da questo corpo. Il giovane cade preda di una specie di rituale satanico misto a un provino per una band death metal di quelle che fanno del pig squill il loro fondamento, regalandoci un momento storico. E non fake, capito? E alla numero 1 sale il nazismo. Chiaramente non potevo che concludere con il primo video che io mi ricordi di aver visto su YouTube. Beh, un ottimo primo ricordo, direte voi. Sì, sì. Ragazzino di Unreal Tournament. E il gioco non parte. State! Ecco, credo non ci sia bisogno di prendersela così tanto, ma vabbè, dici, sarà da un po' che cerca di farlo partire. Si sarà innervosito, lo perdoniamo. Dai, vediamo come continua. Oh, è partito. Let's get lost! Let's get lost! Let's get lost! Ma guarda, ha delle reazioni un po' pittoresche. Lì per lì non sai neanche come giudicarlo. Sei al tuo primo video su YouTube, ancora ti devi un po' ambientare in questo nuovo mondo. E nel senso, sembra crederci tanto. Vabbè, continuiamo a vedere le sue gesta. Yes, get lost, yes, get lost. Sì, sta partendo, amico. Calma, ma la calma. Ha abbandonato da tempo questi lidi. Come la vita sta per abbandonare quella tastiera. La mutazione da ragazzino un po' particolare a Attila se fosse stato un nazista psicopatico è stupefacente. Il delirio ha inizio. Tra risate folli mentre uccide gli avversari, si rende conto che il gioco continua a incepparsi e la colpa quindi deve essere per forza di quella tastiera. Ripariamola! Ma la tastiera continua a non funzionare anche dopo il trattamento. È il momento di far entrare Satana nel proprio cuore. Con un po' di groll esibendosi in una specie di richiamo per maiali mannari, il gioco riparte. Con un po' di fatica, rimontando la tastiera, si ricomincia. Sì, si va anche discretamente, ma poi, disdetta, qualcuno ha l'ardore di ucciderlo.
la reazione di conseguenza. La lascio a voi. Assaporate questo momento. Adesso si chiama Era, perché i tasti temo non ci siano più. Allora ragazzi, queste erano delle chicche vecchie, ma veramente di un valore indicibile, proprio. YouTube si fonda su questo, questi sono i pionieri, sono i precursori. Spero abbiate gradito, guardate anche questi altri video a tema videoludico e iscrivetevi a WatchMojItalia. Ci vediamo domani per un'altra Top 10. Adios.